Ce l'ho in live. Mi è arrivata la mail. Bene, siamo live. Grazie a Max che partecipa insieme a me qui a Red Bull con le 7 TCR. No, le TCR, no, le SAT. Abbiamo modo di testare. Il primo incidente per farlo, questo è il modo di testare Max e vedere se c'è possibilità di farlo. Ovvio. Speriamo che si sente bene. Intanto saluto già i 4 telespettatori che ancora ci seguono. Questi pazzi telespettatori in questa calda domenica. Però vuol dire già tanto, eh. Sì. Attenzione. Sono sicuro che ce ne sono che aspettano con impazienza il prossimo video, perché parleremo di setup a principiante. Riservata esclusivamente a chi ci segue live, ragazzi. Oh, Max, te l'ho detto, 48 minuti di video 48 minuti, ragazzi, è un primo tempo di una partita di calcio, esatto. Per chi quindi preparate popcorn. Vabbè, il video non è che durerà 48 minuti, però tutto quello che devo elaborare in questo momento. Si può anche fare un test, cioè rapido, appena staccato su assetto corsa con le Seat Leon, e quindi c'è una comparazione abbastanza evidente già. Mamma mia, con le volte sono andate. Eh sì. Frazione posteriore. Però le volte sono un ghiaccio per adesso. Non tiene niente. Guarda, guarda. Mamma mia. L'avvio quando va in stallo è magnifico, staccare chi è? Incredibile, si gira da matti. Sai che ho scelto la macchina sbagliata? Ma io non ho avuto neanche il tempo di sceglierla, sinceramente. È quello. Però abbiamo le BMW, no? Sì. Sono gelate, sono congelate. Guardata, drift, vai Fabio. Faremo dura, Max. Faremo è molto figure, dura. Brutte figure, sì. Live. Si stanno effettivamente, sì. Sta cambiando colore. Vabbè, c'è un po' di lavoro da fare, 6 secondi da recuperare. Però non frena, ah, io lo so cos'è. Lo so cos'è. Pressione freni 82, mettiamola a 95 che magari frena un po' di più. Intanto 9 spettatori che salutiamo, io e Max Zerbin. Speriamo che si veda e si senta bene.
prima volta che lo faccio con GeForce Experience. Cioè le gomme blu così non le ho mai viste, Max. Esci da box. Hai messo le termocoperte. Io lo voglio. In attesa di Assetto Corsa, competizione, che uscirà il 28, se non sbaglio. 12 settembre. Si vede che 12 non settembre. Si vede che non segui il mio canale, bravo. Il 28 esce FIFA, se non sbaglio. Che Fabri scomperà. Sì, sicuramente, guarda. Vabbè Max, la scusa perché ti massacro sempre in pista e quindi devi compensare, giusto? Giustissimo. Coperte, attenzione. È veramente. Sì, sì, non abbiamo le gomme che vanno in temperatura. Non c'è grip. Ad ogni accelerazione parte. Affidato, no? Eh sì. Fabris e Max riescono a chiudere un giro come si deve. Figuraccia nella live. Minchia, Zerbin mi ha dato 2 secondi, l'hai dato. Cioè... Allora giochiamo tantissimo, vediamo. Cammina sulle uova con queste, le uova. Apsis live. Mamma mia ragazzi, incredibile. Iniziamo a diventare verdi le mie gomme. Al quarto giro? Sì, anche le mie. Sì, vabbè, ma quarto giro. Comunque credo che in gara ci faccia partire con le gomme calde. Poi comunque guarda, c'hai davanti le altre, le Megane sono, mi pare che siano superiori a livello di prestazioni. Direi. Questa classe. Sì. Abbiamo preso le BM pure. Ma questo entrata box, cioè rientro i box automatico, è una cosa che di default o si può modificare? Sì, si può modificare, puoi anche mettere una certa percentuale di errore dei due meccanici, sai, per aumentare la difficoltà. Ah, ok. Quindi io posso, io posso rientrare i box? Certo che puoi rientrare i box. Sì, perché lo sto facendo automaticamente adesso. Puoi fare rientra in box e poi fai osserva così ti guardi le bellissime auto
che girano sul circuito facendo osserva e cliccando su un nome qualsiasi. Ah, ok. Perché guarda, si può dire di tutto, si Project Cars 2, però a livello grafico è qualcosa di eccezionale. So, la notte, ciclo giorno e notte, meteo. Va bene, allora c'è del lavoro da fare qua, dobbiamo recuperare 5 secondi. 5 secondi con questa macchina di M. E vorrei ricordare che il primo, se non sbaglio, era in pole position Christopher Cador. Christoph si dice, non so. Christoph che ha una BMW, quindi. Minchia, che figura di me. Dai, dobbiamo farlo. E le qualificazioni, perfetto, una minima di messa a punto però ci vuole effettivamente. Sì, però parlo con il mio ingegnere di pista. Vai, cosa non va? Tutto. Perdo sempre il controllo nelle curve veloci, chiaro. Ma non solo, devo dire. Allora, io provo ad andare piano piano a far scaldare le gomme. Migliorare? Non te lo dico. Ovviamente non me lo dici. Cioè non fra... Mamma mia, Max, è impossibile. No, però strano che non vada in temperatura. Molto strana questa cosa. O bisogna abbassare la pressione. Sì, perché cioè, come se fai sui... sul ghiaccio, guarda. È un bar, provo a abbassare un pelino. 1,50 e anch'io ho messo 1,50 e 1,30 dietro. È intanto il minimo che puoi mettere, 1,30 dietro. Vabbè, proviamola così. Non ho visto neanche la benzina che ho a bordo. Vado, quanto io hai tu a bordo? 15 litri. Io ho 80. Vabbè, faccio uno stint e poi... un giro. Mancano 7 minuti, ci mettiamo 5 a farne uno. Tanto non penso che ci sia. La domanda giusta è ci dobbiamo porre. Forse siamo noi, non sappiamo guidare. Soprattutto che io ho fatto un dritto che... E io dietro di te, guarda. No, eri tu quello dietro. Sì, ero io. Ma la domanda giusta è, ma il vero simulatore è Project Cars della difficoltà che ha? Che gli altri stai in pista come se fossi un pilota professionista. Ma guarda, un simulatore non è perché l'auto è un'assassina che è un vero simulatore che non sono sempre io, quindi non è perché una macchina cerca di uccidere il simulatore. Ah, ecco, perfetto. Ma non sono parole mie queste, ovviamente, ma ovviamente quest'auto in particolar modo su questo circuito è abbastanza... Penso che il discorso è già la temperatura delle gomme che ci mette una vita a scaldare.
che secondo me è sbagliato. Oh, non lo so, non ti so dire. Ma insomma, dai. Adesso tutte scuse le prendiamo. Intanto io viaggio con i miei galloni di benzina per andare fino in Toscana. Magari bisogna veramente anticipare tanto. Ah, io ho capito una cosa. No ABS, no, non c'è controllo, non c'è nulla. Già la frenata bisogna... Quattordicesimo tempo. Bravo, bravo Max. Io blocco sempre. Sono delle volte. Se io blocco sempre. Pressione freni, mettiamo un po' di meno, era 82, però non frenavo. Mannaggia, che sono anche pieno di benzina, non riesco più a rientrare. Sì, ormai siamo partiti per. Oh, ma si può abilitare in bassa l'ABS, mettiamolo, no? Riusciamo a guidare. Ma io con la pedaliera 3PA della Trasmaster posso avviare questo problema senza avere complicazioni, ecco. L'ho messo basso, ma dovrebbe migliorare un po'. Via bomba fa. Attenzione ai sorpassi. Ecco, questo è l'esempio classico che non bisogna seguire quando si effettua. Bravi, perfetto. Io so, c'è sempre l'esercizio da fare, mi fanno vedere. Infatti guarda, torna all'attacco la IA. Mamma mia! L'attacco in qualifica, immagina, durante la gara. Dai, dai. A 45 secondi dalla fine della sessione del Fabrice, ultimo giro.
pelino in anticipo. Settima posizione. Fabri, cavolo, partiamo ultimi. La vedo dura di due giri, eh. Titolo della live: disastro Project Cars 2, dovevamo mettere. Ci manca solo la doccia in gara e siamo a posto. Grande ventesimo posto del Fabri. Mi sarebbe piaciuto vedere quanto giravo con un po' più di meno benzina, però oh, primo posto per la BMW effettivamente. Sì. Primo e ultimo posto. Sei già in box, eh? Sì. Ok. Gara di tensione. Comunque dietro mi si sono alzate da 1,30 a 1,60. Da sole? Sì. Sì, di 0,30 sono alzate comunque. Non la fai. Torno ai box. Va bene, cavolo, 1,40 giro, mamma mia, vergognoso il mio tempo. Allora, 5 giri, quindi messa a punto facciamo un po' di... Leggermente nuvoloso. Quanto mettiamo di benzina? 10 giri. 15 litri, quanti giri sono? 5. Mi dà 8 giri, 15 litri, 8 giri. No, aspetta, io ho messo, sì, 8 litri, 15 giri. Vai, no, hai detto giri quanti, scusa? Sono 5, però io ne ho messi 8. 8 litri? Sì, 8 litri. No, 8 litri. Allora, 5 giri sono 10 litri. No, sono 15 litri per 8 giri, ecco. Esatto, io ho messo quelli. Vabbè, io faccio pronto. Sì. Vabbè, tanto poi cambiamo categoria, giusto? Sì, assolutamente sì. direi che per il momento possiamo mettere fatto, dai, via. Poi io ti propongo Imola con le GT, che dici? Perfetto. Bene. È questo che è un po' palloso, vedi, aspettare per forza tutti i concorrenti di... Ah no, ho parlato troppo presto, vedi? No, ero io, l'unico che mancava ero io, scusate. Eccolo. Si fa aspettare. Ok, danni qua. Parto non e non si sa il motivo. La mischia. Mi passano in 4. Mamma mia, come si sente la scia, Max! C'ho la scia di 17 macchine davanti.
Primo giro, attenzione, gomme fredde, un po' per tutti. Calde, calde. Sì, è vero, calde, oddio. Tiepide. Lungo Fabri, no, ma perché non frena? Porca miseria. Mamma mia, che incrocio che mi ha fatto. Se prendo il cordolo, un momento parte la macchina. Sì. Cavolo, che partita. Oh, è un bug, super bug, attenzione ragazzi. Sì, super bug. Una macchina davanti a me è saltata in aria completamente. Non so se è colpa dell'Isis, ma... Mamma mia, io devo rientrare in box per forza. No. Sì, è saltata sul box. A me davanti una macchina è esplosa in aria. Io... vabbè, pazienza, è stato errore mio, ma... Mamma mia che botte che ho preso. E poi effettivamente ho avuto il bug, si è bloccato un secondo così. Ci metterà 6 ore, apprezziamo però... Che danno, mamma mia. Mamma mia, la macchina è distrutta. Apprezziamo le riparazioni che Project Cars ci offre. Ok, let's go. Ma... Non si vede nulla. C'ho il parabrezza, lascia stare, guarda. Va bene, questo fa parte delle gare. Colpa mia. Sono a 19 ore di ritardo. Spoiler dietro, la lettura dietro è piegata. Tutta l'aerodinamica della macchina è andata un po' a farsi vedere. No, 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 no. Strada. No. Non vedo nulla. E tira un pugno, rompi il parabrezza. Magari c'è una funzione qua nascosta. Cava via il parabrezza. Visti, ho fatto il mio miglior primo settore. Anche a me l'ha appena detto. Vabbè, non era difficile da fare. Infatti. Wow. Di nuovo stesso errore di prima. Va bene, mi sa che qui un ritiro ci sta tutto con l'osservazione della gara. Mamma mia, sono morto. No, che scempio, non posso lasciare. Osserva, andiamo su Max Zerbin e commentiamo la sua gara. Grande Max, anche lui un po' di danni qui al Red Bull Ring, su 5 giri con queste categoria TCR. Siete live con Sim Drivers,
vabbè, mi sto inventando un po' un commento così per cercare di riparare quella che è stata la mia gara disastrosa con questa BMW impossibile da guidare senza setup, mentre Max Zerbin è al 17° posto. Era partito 14°? No, ero partito settimo. Settimo? Ho detto una cagata come al solito. Però era meglio che era meglio 14°. Sì, infatti era meglio per te, ma per salvare l'onore. E a che giro sei, Max? Quarto. Quarto giro per Max. Andiamo nell'abitacolo di Max. No, stiamo meglio a bordo perché... mamma mia, c'hai la macchina distrutta, la cosa non si può vedere. Vabbè, ovviamente, sai, quando tu non provi con questa macchina qui e poi ti metti su questa con l'intelligenza artificiale diventa complicato, soprattutto quando è inguidabile. Altra scusa del Fabris per non ammettere che è scarso. Ciao Max, sono io, il tuo amico. Come stai? Tutto bene lì? Mi senti? Siamo collegati. Una merda! Siamo collegati via radio. Comunque è bello anche da osservare adesso. Voglio dire, osservare la gara così con questa qualità grafica. Troppo bello. Guarda pure la telecamera che ti segue, è incredibile. Comunque ragazzi, noi il server è aperto e chi è online e vuole unirsi a noi, basta che me lo dite, io vi invito e sarete live anche voi. Ultimo giro, Max. E c'è Bixos, incredibile, come se mi avesse ascoltato online. Adesso lo invidiamo. Blocca le ruote, Max. Non mi ricordo come si mettono le telecamere. Quelle televisive. Me le devo avere da qualche parte. Gara completa, completata, mancano 32 secondi in questo momento, siete su Max Zerbin, auto distrutta, io mi sono ritirato ormai da un secolo, grosso errore neanche al primo giro, gara disastrosa e per cercare di sistemare il tutto cambieremo classe e circuito, giusto Max? Perfetto, perfetto. Bene, bene. Che gioco! Che gioco. Ragazzi, vi ricordo che siete in tempo. Se volete collegarvi su Project Cars 2, basta che mi contattate. Io vi invito e così ci creiamo tutti insieme. Facciamo la live tutti insieme, come dice Alex. Allora, cambiamo categoria. Allora, usciamo e rifaccio il server, va bene? Va bene, va bene. GT preset disciplina GT. Non sei più live? Sì, sì. Sempre live, tu ci seguono i ragazzi, sempre. Però 20 giri no, No, no. 89 va bene? Sì, 7 spettatori. Giri no, Allora, invito Nixos. Io lo invito, Zerbo. E mi pare che siamo bene così. Allora. Ma la cura mi pare una... mi piace la cura. Mi prendo la cura io. La cura. NSX GT3. Nixos, grande, mitico, perché non sei collegato con Mumble? Hai accettato l'invito, caro Max? No. Aspetta, te lo rimando. Tieni. Ok. Shift Tab. Ok.
Ma perché non va? Ah, ok, mi è arrivato adesso, perfetto. Cambiamo vettura. Nixos esce con un... Avete già la patente D voi? Oh, ha preso la Attenzione. Ferrari. No! Sì, ha preso la... Ah, no, Cosa ha preso? Lamborghini? No, cos'è? no. Cosa ha Lamborghini. preso? Lamborghini. Lamborghini. Tu che hai preso? Io la RS01. Aspetta che c'è Salvatore che mi ha aggiunto alla lista di amici. Aspetta che lo Cosa state combinando? devo... Ciao Mitico, siamo live, attenzione a quello che dici, amico mio. Tranquillo. Allora, ti invito. Ti unisci a noi, Gigi Cortes? Sì, mi posso Certo, unire. ti ho invitato, guarda, guarda su Steam, ti ho invitato. Gigi, ci sei Gigi? Aspetta che ti reinvito. Gigi, hai ricevuto l'invito? Eccolo qua. Vai, scegli di la macchina, veloce. Si può cambiare il nome su Project Cars, una domanda? Fabris, Sì? Credo si può cambiare il nome su Project Cars? di sì, però non mi chiedere adesso come, credo sul Ah, profilo, boh. penso sul profilo. Ok. Imola. GTG. Sento il ritorno, no, di... Di Fabris? Se ti stai guardando la live, penso che è normale, eh. Mezzanotte, perché mezzanotte? Vabbè. Proviamo questa così. Una figata, eh? Max, mi Tica. sentite? Sì, Sì. Vincenzo, ti sentiamo? Non ti sentiamo più. Ah, finalmente una macchina che tiene la strada.
Vai, primo giro lanciato. Pronto? Ehi, Vincenzo! Oh, finalmente! Siamo live, eh? Sono live anch'io! Fantastico! Quindi ragazzi, potete seguire questa live dal punto di vista di Vincenzo Nixos 1-2-3. Facciamo lo Sky dei poveri noi. Prendete su tre canali. Esatto. Praticamente chi vuole vedere come si guida bene si collega col mio canale. Bravo, esatto. Chi invece vuole ridere e cazzeggiare resta qui. Adesso siamo collegati su Sky TG24. Io sto guardando il tuo canale, Fabis, non quello mio. Mi tradisco. Oh, dove siamo? Cos'è? No, sta cazzo di vista, quanto la odio. Bravo, bravo. L'hai messa apposta? Certo, sapevo che arrivavi tu. Metto dietro le voci. Ah, che pirla. Allora. Chi ha fatto la pole? Ma sono le prove. Sì, sono le prove. Allora, io... Ma c'è traffico qua, Abri, sei fatto tu il primo tempo? Penso di sì. Ragazzi, chiudete i microfoni se non parlate perché si sente di tutto, Io non posso, l'ho messo continua, cioè, come si dice, continuo. Ho tolto il push to talk, se no non funziona. Vabbè, allora però smetti di seguire la live oppure chiudi, abbassa il volume perché aspetta. Va meglio? Molto meglio. Era la live, non la sentivo perché ho le cuffie. Ah, ok. E questa è la live, quando si fanno le live succede questo. Problemi tecnici a mai finire. Infatti guarda, gli spettatori sono scesi, colpa tua, me li fai scappare via, poveri. Mamma mia. Mi dispiace troppo. Sono tutti sul tuo canale adesso. Esatto. Ah, ma sono in pole, sono il miglior tempo. Dai. Sì, ma ora arriva Gigi Cortes che ha fatto 800 giri di allenamento. E se facessimo un giro al buio? Uff. Un giro al buio. Giro al buio. Come se facessimo un giro al buio? Perché voi state girando il giorno? No, io di notte. Io non vedo niente. Ma ho spento i fari io, capito? Ah, buio in quel senso. Sì, al chiaro di luna, ragazzi, che romantico. Ma vaffanculo. Ula. Abbagliante. Vabbè, va. Thank you.
tutti concentrati, nessun commento. Sarà una live pallosissima, penso, da seguire. Benvenuta a Imola. Max. Dove bisogna concentrarsi. Attenzione, attenzione. Voglio la pole. Ma sono le pratiche, devi aspettare l'altra sessione. Non mi interessa, voglio la pole lo stesso. Ah, Gigi Cortes, mezzo secondo. 266 millesimi da Fabris. Va bene. Adesso facciamo sul serio, dai. Proviamo, eh. Si lancia per un giro veloce, mancano 30 secondi, ultimo giro. No, attenzione. Ben preso. Ero sotto, ero quasi in pole. Mi dispiace ragazzi per aver preso la pole. No, l'hai presa. L'ho presa per 3 decimi. No, incredibile Nikos. Nixos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. E ho pure dovuto combattere con la IA. Ma quanto l'hai messa sta IA? 20%? Vanno pianino le IA, vero? Sì, e oltre a questo li ha messi forse aggressivi, perché questo mi voleva buttare fuori. È fregato per poco. Gianluigi, attenzione, 180. Siamo tutti lì, amici, siamo tutti lì. Potrebbe essere una gara entusiasmante. Datemi il carico di benzina, però, eh. Micchia, oh, fate in modo tale che io sia... sia distratto, che parlate così tanto. Prima erano tutti zitti, attenzione. Attenzione, perché questo è il mio ultimo giro. Sono un po' sotto. Andiamo a seguire il Fabris. Vai, venite tutti insieme, come dice Alex De Luca. Vota per espellere il Fabris. No. Dov'è il Fabris? Vai, fantastico. Bomba, dai che gliela prendo. Attenzione, attenzione, attenzione. Dai che gliela prendo. Attenzione. Yes! Vai! 41 millesimi. Ha parlato prima Rixos, yeah. Grande! 51 millesimi, si annuncia una gara fantastica, anche se c'è la qualifica da fare prima. Comunque la IA è al 90% e l'aggressività al 10%, eh. Allora siamo forti noi, ragazzi. No, allora facciamo una valutazione, Fabris. Sì. Come mai prima ci davano 4 secondi e adesso li stiamo saccagnando? Io non Guarda, ho capito. Guarda, non lo so, testimoni tutti quelli che ci seguono. Io non ho modificato assolutamente nessun tipo di impostazione. Quindi penso che era la macchina. La macchina, certo. Non la sappiamo guidare, punto e basta. Basta, non troviamo giustificazioni. Bellissime prove libere, attenzione. Fantastico, solo questo vale già la gara. Siamo 4 in 6 decimi. Ricordiamo che tutti gli altri piloti sono piloti reali. Sì, come no? Lo conosco, conosco io sto Jens Schmidt. È un francese poi. Josh Brockshop. Morgan Engstrand. Questo è sicuramente un nome italiano, guarda. Pronto per la qualifica? Via, giù in pista. Si annuncia una gara. Una lotta per il primo posto. Attenzione a quanto abbiamo girato, ragazzi. 48 e 8, credo. 48 e 8. 48 e 8. Attenzione, ragazzi. 48 e 8. Obiettivo. Adesso chiamo. Ma i giri in gara quanti sono poi? Sono 7. 7 giri in gara. Attenzione, siamo in diretta anche su Eurosport da questo momento. Su Sky. Ci sono 2 miliardi di telespettatori in questo momento. DAZN ha appena firmato il contratto con SimDriver.
E soprattutto per chi si fosse collegato, iscrivetevi al canale che dobbiamo arrivare a 1000 iscritti. E poi vi tocca fare uno speciale 1000, cavolo. Ho visto il live e non potevo. Eccolo! Ciao Samu! Ciao Samu, attenzione Samu! Samu, potresti commentare? Aspetta. Invitalo, può ancora entrare. Non ha Project Cars 2, mi pare. Ah, ok. Poverino. Guarda, è triste, appunto, non ce l'ho. Il cava 50 euro e compralo, in promo lo trovi? 50 euro? Mi sembra troppo però. Facciamo una donazione per il povero Samuele, cavolo. Mi manca Sterminator in pista a me. Che ci butta fuori le IA. Non ti preoccupare, prossimo campionato. Tanto informiamo i gentili telespettatori che fra pochi mesi uscirà anche la live di FIFA. Preparatevi. E infatti guarda, non ci sono più spettatori, siamo da soli. No, ce ne sono 6. 5 più 1, cioè io. Però non mi arrivano le notifiche della chat. È attiva la chat, Samu? Sì, attiva. Ok. Primo giro lanciato. Ma siete online? Siete una gara online? Sì. Anzi. È un ibrido, siamo online con la IA. Ma c'è anche il canale di Nixos, che è in live. L'ho visto in realtà. Ma non gliene frega niente. Esatto. Quindi ragazzi, iscrivetevi anche al canale di Nixos 123, il genio del setup, il genio dei video. Però ve lo dico subito, è un cacacazzo. Ma vaffanculo, va. State in live. Sì, ah, in live, eccolo. Scusa. Ma va pip. Vabbè, ma è quello il bello della live. Cosa? Le parolacce? Sì. Vabbè, uno bisogna che si contiene, però. Un saluto a Scarpi. Il bello della live è che se bestemmi poi non puoi censurarle. No, per bestemmiare no, però ragazzi. No. Mai. No, tipo una botta no. Una botta di Galeazzi ci sta, no? Giusto, Max? Assolutamente. Sì. Chiamalo, dai. Mi sa che è lì vicino, non so. No, ma che, ma avete chiamato, ragazzi? Qui è bello! Ciao Vincenzo, è Bitico, come stai? Tutto bene? Bene, grazie. Allora, dimmi, cosa stai combinando in questo momento? Niente, sto lottando con la IA, ma siamo online. Ah, va bene, allora ti lascio tranquillo, ciao, bello, ciao. Guarda in alto a sinistra, tra poco mi vedi in pole position. Amici, ma baffa culo, a te la pole position del merda, va. Max, poi torno da te, non ti preoccupare, che tu sei il mio preferito. No, stai pure dove sei. Questo, ragazzi, giusto per dirvi, parlo ai telespettatori. È un test. No, è un test. È un problema psichico. È un problema psichico, ma neanche lo fanno per distrarmi, capito? È la seconda personalità di Fabi. Infatti sono bipolare, tripolare. Mi sono impantanato con la IA 7 decimi. Che auto c'hai, scusa, che stai usando? L'NSX GT3 Acura matata. Vabbè. Paul! Per un secondo. Ma ancora non ci sta nessuno. No, lungo. Raga, che dite stasera una gara con le Renault RS01, così per provare? Su Project? No, è bruttissima. Su Assetto. Ah, su Assetto, ok. Cazzo, ti propongo una cosa dove io non posso partecipare. E che ne so, può darsi che l'hai comprato, no, nel frattempo? Da te ci aspettiamo di tutto. Certo. Sì. Che compri anche FIFA 19. Ah, quello ovvio, io compro FIFA 19 soltanto per vedere Ronaldo la Juve. Oh, Vince, no, ma davvero lo prendi? Vince, no. Ma non lo compri? Ancora Cuballoni. Ma figurati. Comunque Fabri, so un'idea, cioè se si dovesse fare il campionato su Project Cars. Se
Ecco, se togli quel 6, non si fa, punto. Se metti la multiclasse, mettimi una classe col cambio manuale, antica, macchine, sai, di quelle toste, come piacciono a me. Scusa, ma sono tutte cambio manuale. Perché ti dovrei favorire così, Vincenzo? No, non è per favorire, è per fare un po' di... No! Perché queste macchine moderne, tipo le RS1, mi fanno schifo. Ma ancora no, non abbiamo deciso niente, non sappiamo neanche dove... ma la direzione è quella. Di che? Gara. No, non sappiamo se lo facciamo su Assetto, su Project Cars 2, non lo so. Finiamo questo, poi magari... Finiamo questo tra 4 giorni. Vabbè, ma non è che subito uno organizza subito dietro. Lascia un po' di tempo, c'è agosto, abbiamo tempo, no? Dai. Poi sul gruppo ne discutiamo, ma mettiamo al vaglio di tutti le preferenze e poi. Chi è che mi ha fregato la pole? Io purtroppo. Cioè io adesso l'ho provata la RS01, no? Cioè, nonostante sia una trazione posteriore, è abbastanza molto semplice da guidare. Un pelo sottosterzante, ma dai, fattibile. Minchia, Fabio, mi sono visto presto il salvataggio che hai fatto la variante alta. Complimenti. Si chiama culo. Volgarmente culo. Questo qua mi ha superato, aspetta che vado a riprendere. Ma è Zerbo! No, che affronto! Vado a prendere Zerbo! Max Zerbin! Ma che macchina hai, Max? RS01. Ah, ho capito. Qui si porta giù avanti. No, porca troia. Miseria. Oh, ogni volta che vai fuori vado fuori pure io, cavolo. Vabbè. Domanda stupida, ma la 24 di spa la mette le BMW? Non ho capito niente. La 24 ore di spa, che è finita più o meno 2 ore fa, se non erro, l'ha vinta le BMW? Non lo so, perché io ho guardato la Formula 1 e poi sono andato un po' in piscina, ti dico la verità. Allora, non mi dire come va a finire Formula 1, perché in Italia la danno tra un'ora. Ah sì? Sì, in Italia fa schifo, un paese di cazzo, quando diventerò una persona importante la riporterò in diretta. Fantastico. E vabbè, non ti dico niente allora. Grazie. Una bella gara comunque è stata, Sì, basta che non mi dici come sia andata a finire, poi basta, puoi dire quanto si è andata a finire. Ah, vuoi sapere come è andata a finire allora? No. Sì o no? No, te lo dico se vuoi, allora. No, dai. È perfetto, allora io Spielberg ti entro dentro, basta chiedere. Allora, ha vinto intanto... Te lo dico? No, mi spiace. Alonso, ha vinto Alonso. Sì, soprattutto lui. L'ho vista su YouTube, però me la sono persa nel mentre, adesso sto facendo altro. Dai, me la vado a vedere un secondo, non è andata a finire. Vai, l'ultimo giro, dai. Posso essere così indietro. Figa, pure io, cavolo, sono 19. E togliti, staia, mamma mia, quanto sono lenti. Lenti aggressivi. Non ce la farò mai. No. Ma dove minchia sto guardando? Ah, ok, trovato. Hanno vinto le BMW M6. No, perché me l'hai detto? Me la volevo guardare io dopo. Non l'hai detto, tu non hai detto niente, ti sei fatto. Non è vero, io non sapevo neanche che esistesse sta gara. Adesso oggi diciamo il risultato, chi ha vinto la Formula 1, va.
Stacco le cuffie. Ah, hanno vinto qua M6 e poi terzo e quarto hanno fatto le Audi. Non male. Quanti giri? 7. Dai, che mi devo cavar via da questo ventesimo posto. Guarda un secondo. Fanculo quarto. Quinto, va bene. Ma che distacco, Fabris? Ho dovuto inchiodare alla fine con un IA. C'era un IA che dava fastidio. No, ma io non sono riuscito a fare un giro perché... Però comunque 46.899 di Gigi Cortes, bellissima questa prestazione. Grazie. Mamma mia, ma che hai? Un turbo compressore sotto, cavolo. Tanto siamo sulla RS01 di Max Zerbin. Bene, Garone adesso. Gigi, non scomparire, No, spero di no. L'hai buttata, l'hai buttata. Non scomparire. Miglia! Piove. Grande, attenzione. Oddio, gomme. Gomme, ragazzi. In base al meteo. Allora, vediamo. Automatico in base al meteo. Sì. Mamma mia, pioggione. Pioggione, sì. Quanti giri? 7. 7 giri con la pioggia, Imola. Buonanotte. Qui vabbè, io non tocco nulla e cercherò di guidare con le pinze. Vai, pronti? Mamma mia, che gara, imprevisto. Diluvio universale all'autodromo internazionale Enzo Dino Ferrari a Imola. Siamo con Gianluigi Cortese, Nixos 123 che è live sul suo canale. Max Zerbin, io stesso, Fabri 78 e tutto il resto, la IA. Mamma mia, questa qua sarà una gara Destruction Derby, ragazzi. È dura, ragazzi, la questa. La vedo brutta. È molto dura. Mamma mia. Dai, partiamo, ragazzi. Cioè, forza. Da tempesta, ragazzi, Gigi, grandi. Devi pronto, però, Sì. Faccio. Lui sta facendo gli ultimi appunti all'assetto, tanto per recuperare ancora un secondo in più. Siccome non fosse già abbastanza veloce. Dai, Gigi, tanto hai vinto. Partenza lanciata, ragazzi, anche. Mamma mia, non vedo niente. Beh, dai, le gomme sono gialle almeno. Messo su un motoscafo. Meno male che ho messo 8 giri di benzina, va. Gigi, vai piano! Chi è che mi ha toccato? Mamma mia, mi sono distratto. Mi hai preso? Sì, mi sono distratto. Ma mi dice avvicina da chi conduce. Gigi, va troppo veloce. Ho fatto il 5% di danni. Anch'io, colpa mia. Ma mi sono distratto un secondo. Mi spiace, ma... Fabris... No, i lampi, attenzione. Gigi, potresti accendere anche le luci, per favore? Grazie. Qui. Ma io non ho messo le luci, non ho messo niente. Tergi funziona almeno. No, ragazzi, impossibile. Ho distrutto la macchina al primo giro. No, giro di formazione. Ma no, ma come si fa? Porca miseria. Ora mi dà un drive-thru sicuro. Che pozzanghera. Lì dobbiamo stare attenti, Mamma mia. Cioè, c'è una tempesta, ha preso il dritto, la pozzanghera mi si è completamente scollegato il volante. Pure, ma è fulmine a ciel sereno, ragazzi. Ma gli aiuti ci sono, vediamo. Ah. Come fai a capire che ci sono? Premo il pulsante e mi segna se è attiva o non attiva. Quale pulsante? Dalla button box, li ho programmati apposta. Ah, ok. Puoi mettere la trazione di controllo, ABS. Anch'io devo fare queste cose. E altre cose poi. I fari, i tergicristalli. Avvicinati al conducente. A chi conduce.
No, ma ragazzi, si è tolto anche l'ABS, si è tolto tutto. Quando è che si parte? Adesso. Mamma mia, che giro di formazione di me. Col volante è storto, ragazzi. Settantuno FPS con la pioggia. Va già bene, dai. 83. Adios. No, cavolo, ho toccato il cordolo. Mamma mia, bellissimo comunque, ragazzi. Sono girato come un pollo. Non ti preoccupare, il prossimo sono io. Pozzanghera. Ma le pozzanghere come si passano, raga? Frizione, mollate tutto, che fate? Sì. Un coplane. Frizione. Vado dritto. Che frizione? Non c'ho la frizione. No, scherzo. Mamma. Si stacca il volante quando passa sulla pozzanghera. Non gira un cavolo. Comunque, la variante meteo così improvvisa è una figata. Ma sai, per una volta che in Svizzera non piove, mi metti la pioggia qua, sai, non so. Mi trovo molto bene col mio assetto. Il Fabri, vabbè, ci ho guadagnato pure. La pioggia è difficile, poi quando c'è il danno è ancora peggio. Dovete mettere traction control e ABS al massimo, raga. Io non c'ho i tasti per metterlo, neanch'io. Non lo so. Come cazzo è possibile? No, cosa è successo? No. Cosa ho schiacciato? Ho schiacciato un tasto, ma... No. Che? Ho schiacciato un tasto, mi è andato in riprendi sessione. Mi ha fatto uscire. No. No. Era probabilmente configurato... Cazzo, sono andato a toccare, fare i cazzi miei, no, eh. Vabbè, adesso tutta la macchina storta. Vabbè, Max, vai, osserva e fai il commento tu live, dai. No, riesco ancora un po' a guidare.
Avrà messo pausa e poi rientrato, però è partita la macchina, sì, ho capito. Sì, esatto. Si pare tutta storta, infatti c'è 11% di danno davanti. Minchia. Dura come il ferro adesso tenerla. La mia pure, guarda, c'è il volante storto. Ma dai, GG. Un dege, sembra un motoscafo. Ma che cazzo sono andato a toccare? Ma io non lo so. Rena, ma porca miseria. Che si è piantato lì dagli altri. Concentrati, nessuno che parla. No, io stavo guardando una cosa che nel display della macchina non mi segna i valori reali del ABS e del traction control. Sono dei numeri fasulli. Ah. Bisogna guardare il HUD. L'HUD, o come si chiama? Pure mappatura 4, quello non è vero. Comunque tu stai giocando con traction control e ABS al massimo. Ecco, sta pioggia. A me non l'ha messo. Ma porca puttana. E c'ho pure danno. Te l'ho detto all'inizio della gara che l'ho attivati. Io non ho sentito nulla. Allora, perché pensi che Zerbo ha provato prima a trovare il pulsante? L'ho un po' incitato io, no? Sì, lo so, però. E infatti sono andato al muro perché mi ha messo fuori sessione. Beh, Gigi è andato. Adesso cerco di portare a casa il terzo. Oltre alla pioggia c'è anche tantissimo vento. Sì. Spottellata al muro. Frena neanche più, porca puttana. Ecco. Boh. Finita la gara. No, Max Zerb, t'ho visto. Ma no, ma non si può fare una roba così. Vabbè, se vuoi puoi andare sul mio canale e segui me, vai. Impara frega, a guidare. Mi frega gli abbonati. Cioè, ma non si fa, cioè vieni a casa mia e mi freghi gli abbonati. Cioè. Dov'è Fabris? Hai quarto. Errore. Sì, c'è il muso davanti. Gigi, errore, Gigi. Dove sei? Ah, ok, 10 secondi. Sto dietro, troppo dietro. Fai un altro errore e ti arrivo, dai.
Max, dica. Com'è la mia macchina? Davanti è distrutta. Ma quanti danni hai sulla meccanica? 25, 25%. Come cazzo fai ad andare dritto? E c'ho il volante a sinistra. A me continuava a ondeggiare, non ci vuole. Il volante a sinistra. La tua macchina è solo davanti, rotta. Poi c'hai solo davanti. Aspetta che guardo bene. Con quale corona sei? Formula 1? Yes. Minchia pure. No, va dritto il Fabri, ma la recupera. No, c'è una pozzanghera Fabri, in questo momento, qua proprio. Comunque dove c'è, dove tanto lui, come puoi dire, c'è tanto riflesso, senti la macchina che va in aquaplaning. Aquaplaning? Ma le pozzanghere si accumulano qua, non smette di piovere. Sì. Mamma, sono dinamiche le pozzanghere. Ragazzi, si chiamano pozzanghere, vero? Sì, sì. Le pozze d'acqua. Sì, sì. Siamo sempre live. Vai Max, lancia la discussione. Commento, non sono in grado. La discussione è se si chiamano pozzanghere pozze d'acqua. Nixos continua sempre ad andare fortissimo. Su giro veloce 1.58.840. Ed è l'unico che è sceso sotto il muro dei due minuti per il momento. Sono una bomba io. A 9 secondi c'è Gigi con la Ferrari. Madonna, è un lago ormai diventato qua. Questa non è più una pista. Attenzione a Fabris. Adesso questa parte qui si sente molto l'acqua planning. Soprattutto prima della salita. Quindi. Sì. Puoi fare che sei in contatto diretto con il pilota, è una figata sta cosa. Commento tecnico. Ah ragazzi, what aqua planning. Adò che tempesta, eh. Cosa significano i triangolini col punto di pericolo? Che c'è un pericolo imminente, no? Ah, non. Ma dove? Capisco. No, nel senso, nella live, il monitor dei box, vengono fuori dei triangolini gialli, non capisco cosa significano. Boh. O hanno danni, o... Tra nono e il decima posizione c'è un... boh, non so. Ah, non vedo così in basso. Vedo solo fino a sesto. Comunque Gigi si sta avvicinando, ha recuperato qualcosina su Nixos. Sì, ma siamo all'ultimo giro, dai. Vado piano apposta. Ah, ok. Un po' di strategia ci Attenzione, sta. In tribuna ci sono persone pazze senza ombrello. Quelli sono i miei fans. Grandina come Dio la manda. Sono tre svizzeri. Non si arrendono mai. Tre svizzeri sono scesi apposta per vedere Nixos. Sì. La pioggia l'hanno portata loro. Lungo chi ha fatto la danza della pioggia? Nixos. Ah sì. Comunque veramente già impossibile da guidare quando è distrutta, ma con l'acqua. Oh, Gigi non molla, non si accontenta del secondo posto. E Gigi ha fatto 1.59.221 l'ultimo. Lui vuole pigliare, ma non ce la fa. Ma non ce la fa praticamente. Salutiamo l'uomo sul terrazzo di casa sua. E Nixos vince. A meno che un fulmine lo prenda in pieno. Chi è? Corna, crea legno, una voragine. Ferro. Che sono ste ghielle che mi mandi? Almeno faccio il giro record, dai. 1, 2, 3, abbiamo vinto. Guarda che lampo. Nixos. Ah, bellissimo, ho finito pure la benzina. Gigi ha finito la benzina. Giusto, sì. Giusto per arrivare in tempo. A benzina finita. Sono sembravi arrivato. Me con le Seat. Wow. Io sono rimasto con 0,1. Adesso a 0. 0 proprio. E gli ultimi 200 metri l'ho fatti senza benzina. Arrivo Fabris. Dai, vittosissimo quarto posto con una macchina distrutta, ragazzi. Io sono contento. Senza ABS, senza traction control.
onestamente. Bellissimo con la pioggia, bella gara, eh. Tanto per cambiare un po'. Sì, sì, soprattutto se io tocco i pulsanti sbagliati. Ma tu devi imparare un po' come hai impostato le cose, scusa. Hai ragione. Vabbè, diciamo che abbiamo messo il tuo force feedback ieri sera, quindi giusto, ieri sera era. Sì. Quindi iniziamo piano piano. Mamma mia, che pioggia battente, ragazzi. Entrata l'acqua nella macchina. Si è bagnato? Sì. Cosa abbiamo qua? Brake, map, fuel, iniezione. Hai fregato Nixos. No, perché hai fatto quell'errore, sennò col cavolo che ti prendevo. Datemi una pozzanghera. Una combo? Mm. Non me la dai tu. Dai, metti il Le Mans 24 ore però. No, è lungo. Dai. No. Eh sì, ma metti pochi giri, fai 2-3 giri. Metti Le Mans con l'LMP1, dai, ignorante. Le Mans. No. Mi ha fatto fare Imola con la tempesta della pioggia che non ho mai visto in vita mia, eh. E non mi sono lamentato, solo una volta. Northlife, sì, neve, no, LMP1 è uguale, non me ne frega niente. Vabbè, loro ma non questa, però, dai, Fabio, non questa qui. No, ma devi uscire che sto rifacendo, non è che... Allora, quindi Endurance... Ah, qui sto a parlare col cazzo, ok, scusate. E... Northlife. Devo uscire? Sì. Però sta cosa dell'uscire e del rientrare è bruttissima. Lo so. Sai perché? Perché mi devo alzare, mi devo togliere la cuffia, il casco per confermare il tuo invito. mettiamo due giri. Però intanto nel mio canale 4 telespettatori, grandi ragazzi. Driver sono 8. 7, anzi, sono 7. E sono quei due che sono passati da me. Che mancano da lui adesso. Sarete a 9. Ecco, è arrivato il beep. Ecco qua. LMP1. Dodge Life LMP1, mamma mia. Mamma mia, ragazzi. Ma no. Non so se sarebbe bene cambiare... io mi metto... Sì, io la prendo, non mi interessa, vai. Ma qua c'è diverse categorie, però, aspetta. Però attenzione, ragazzi, è gara diretta, eh. Ah, fermo, non ho scelto neanche la macchina. Non ho messo neanche il casco. Ancora, io. Mi devo sedere, che cazzo. Dai. Che figata, mamma mia. Veloce. Ok, casco messo, cuffia messa. Macchina quello che è. Ora vedrai che sicuramente... Che macchina ho preso? La neve. No, neve no, se c'è neve usciamo di qua, raga, impossibile. No, se c'è neve io me no, la dai. A parte che sto morendo di caldo, quindi è troppo strano. Sono cazzacci vostri. Mamma mia, sto sudando come... Non immaginate neanche il caldo, mamma mia. Intanto eppure a... io. A chi ci segue... Veramente sono pazienti, perché tra noi che diciamo cazzate e che cambiamo sempre. Bravo, grazie. Ma devo fare un attimo un test se si sente la mia voce nella live. Va bene. No, non ti sì, si sente, solo la tua guitarra. Ma che tipo di macchine abbiamo adesso? Prototipi 1. Ah, ok, ho capito. Messa a punto. Gara, due giri. Minchia. Guarda, c'ho un assetto stabile. Universale. Con questo ho fatto qualche record, perché c'ho zero di benzina. Allora, mettiamo... No, Fabri, non è che hai messo il giro di ricognizione all'inizio? Perché questa è lunghissima. Sì. No, mamma mia. Bravo. Ah, sì, cavolo. E vabbè, lo facciamo a bomba, che cazzo... Quanti giri sono? Sono due giri. Metti qualcosina in più, mi raccomando. Sì, no, devo capitare di nuovo...
4 giri di 50 controllo litri di... va bene. Oh, io ho messo controllo di trazione e ABS basso, eh. Quindi ti si gira immediatamente, ottimo, dai. No, vabbè, basta che sei progressivo con, la, con l'acceleratore. Solo che... vabbè, dai. Dai, vai. Io vado pronto, mi fido. Pure io pronto, vai. Nixos, che parte in testa? Ma che macchina ho? C'hai una prototipo. Ma 50 litri va bene. Boo. Io c'ho una LMP2 ho preso. No. Ma dove sei? Ma tutta un'altra categoria. Quanti sono? C'è Zerbo? Noi siamo qua e tu sei di là, vabbè. 17esimo posto. Oh, divertiti, eh. Usciamo? Sì, fa... Fa una gara contro se stesso. Va bene, non importa. Warrior, la sfida. Vai, ragazzi. Ah no, ok, parto sola. No, giro di formazione. No, ragazzi, giro di formazione 24 km non esiste, dai, usciamo su. Aspetta che provo l'assetto, dai. Vabbè, proviamo l'assetto, va. Ammazza che bomba che è però sta LMP2, va. Oh, ha già cominciato il devasto, Fabio. 60% di danno? Le hai prese tutte. Ecco, ho preso in pieno anch'io uno, 8%. Ma vaffanculo. Vabbè, ma ricominciamo perché il giro di formazione. Ok. Usciamo? Aspetta, devo giusto andare a prendere Max Zerbin. Ma se adesso si leva. Dove sei, Max? Vieni, vieni. Che posizione sei? Quarto. Quarto? C'è questa informazione mi... Arrivo, arrivo. Oh, ma lo fanno apposta, oh. Tieni una ruotata, break test. Sto facendo break testing. Ma sta macchina non tiene. Scusate, ma Gigi, tu hai preso una specie di Toyota? Cos'è quella roba là? Mia. Vedimi, non lo non so. Però è l'MP1. Quello è l'Audi. A me va bene. Come anche come a te. È volato qualcosa, non so. Dove sei, Max? Sì, è lui davanti. Ma la mia va in sottostante. Ma no! Yes, adesso possiamo ricominciare, vai raga. Vai, però io voglio un'altra macchina, questa qui... Mi ha preso in pieno. È brutta. Come è brutta, che vuoi? Sottosterzo. Ma l'ho vista anch'io, cos'è stato? Cos'era quella cosa? Hai visto? C'è successo qualcosa? che prendiamo, ragazzi? Sempre Endurance. Vabbè, ma non fai molte categorie, vedi solo una. Vabbè, aspetta, matto... È uguale, ma se pigli su una categoria e ci dai il tempo di scegliere la macchina, no? No, quindi LMP1, però stavolta non mettiamo... Formazione? No. No, salva... No, però volevo mettere... Dove cazzo? Riempi con avversari? No, salva. Formazione, dove sta? Anche la conosco, la pista, tutta. Chi se la ricorda? Vabbè, ti metti la mappa. Sì, guardo la mappa. Giro di... Se no metti qualcosa di più lento, tipo, che so, una 4x4 Skyline o roba del genere, come si chiamano? Le rally cross, vai. Minchia, domani arrivi. Vabbè, aspetta, oh, no, le puoi mettere, però vi avviso, allungate le marce. Perché lì arrivi a 120 con la quinta e sei fermo poi. Cioè ti fai notch life, pianissimo. Ma si possono allungare lui? No, dai, LMP1. però giro di formazione. Ah, lanciata, da fermo. Ecco qua. Due giri? Sì.
Sì, sì. Sì, sì, però... sì, due. Allora, anche uno. Facciamo condizioni. Anche uno. Ce la facciamo a farne uno. Appunto. Dai, uno ce la faccio a farlo anch'io, dai. Non è complicato. Ok, arrivato il blip. Il blip sarebbe l'invito di Fabris. Fabris. Si sente brutto lei, se... Perché mi sento doppio? Ma non c'è l'audio comunque qua nell'MP1. Non l'hanno messo. C'è uno che ha preso una GTE tipo Zerbo? No. Che ha messo un class. L'MP1 ho preso io. No, c'hai la, c'hai la GTE. Ma com'è possibile? È possibile perché è così. Sì, è vero, Zerbo, tu c'hai la GTE. Quindi selezionala. Ah, vabbè, adesso è giusto, c'ho l'MP1. Io c'ho l'MP1, ragazzi, adesso. Adesso sì. Ok. Ma ti prendo la mare. La Toyota. Vai Toyota, ragazzi. Tutto pronto? Ma dove le vedi le Toyota, scusa? Tu... Ma chi ha messo il Nürburgring quello corto? Ma no! No, ma porca miseria, non ha preso quello corto. Vabbè. L'hai fatta apposta. No, no, ti giuro. L'hai fatta apposta perché hai paura. Ah sì, ora esci. Ora esci. Ora devi uscire. Vabbè, ma se hai paura possiamo fare questo, dai, no, tranquillo, no, no, non lo dica a nessuno. No, anche se siamo live, non lo dica a nessuno. Secondo te mettevo due giri, vince, dai, su, secondo te. Ok, dai, raga, usciamo di nuovo, va. Ma scusa un attimo, come fai a prendere la Toyota? Io non riesco a prendere la Toyota. Aspetta, devi uscire, vince. Partita disconnessa, tanto. Eccolo qua. Ah, mettiamo quello... Oh, mi sono rimasti un telespettatore, sarò io stesso, figurati. Si sono annoiati. Ok, eccolo qua. Io ne ho 11, vuol dire che sono venuti da me. Capito? Capito? Vi ho mandato l'invito, ragazzi. Scusa, sentono la mia voce tramite il tuo canale? Non lo so, perché io la live non la seguo. Altrimenti... La tua live? Non segui la tua live? No, perché sennò altrimenti sento doppio. Se metto sull'altro schermo si sente doppia la mia voce, capito? Ah, ok. L'ho selezionata adesso. Vai, l'ho trovato. Zerbo, non sei mai hai selezionato. Io ci sono, sono già dentro. No, scusa, è Nixos, Nixos. Continua a invitarmi, sono già dentro. Vincenzo? Arrivo. Eccomi. Ditemi quando siete ok, io sono ok, Poi dopo siete, ma sono ok, vai. Tutti Toyota. No, io ho preso l'Audi. Ragazzi, quasi il record, 13 online a seguirci, dai, forza. Eh sì, ragazzi. Perché questo... Dai. Dobbiamo zittire lo svizzero là, dai. Ce la faremo. Devo attaccare anche il mio iPhone, vado su 14. Vai. Non ce la faremo, Però devi mettere muto, però, Sì. Adesso vado nel tuo canale e scrivo a tutti quelli che mi hanno tradito e sono passati al tuo canale invece che al mio. Perché sono brave persone. Lo sai che hai ragione? Oggi hanno capito tutto, hanno capito. C'è una messa a punto 1, 2, 3, che è? E io c'ho una messa a punto... come 1, 2, 3, scusa? Ho dei dubbi. C'ho la messa a punto di Nixos 1, 2, 3. No! Ma che hai preso? Non lo so, aspetta, intanto se giri, no? Mica hai preso la Legger LMP2? No. Allora, passiamo un po' sto coso qua. Questo non lo so. Perché mi sento doppio? Questo così non lo so neanche. Chiudiamo un po' i freni, tanto qua non si frena mai. Sono anch'io live, Nel tuo canale? Sì, via. No, non è che sono live, ho messo il video. Iscrivetevi al canale di Zerbo, che non esiste. Quanti giri? Due sempre? Due, o 10? Due. Minchia, 10 al Nürburgring, ragazzi, mezzo. Beh, ragazzi, un po' io vado a mangiare. Anch'io. Ma Nixos ha messo il setup. No, quello bello. Infatti, non è giusto, cioè devi andare giù così. Eh?
Ho messo la benzina, raga. Ma che benzina? Sì, sì. Ho messo la benzina. La benzina. Oh, comunque un setup c'è, ma non sarà per questa pista, Non so neanche se era sperimentale, a volte li faccio, poi non so come va. Va. Ok, si parte, si parte. Chi è che spinge? Io, sei lento. No. Dai, non è possibile. La tastiera, raga, mamma. No, 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 dai. Non lo prendo. Dai, ripartiamo, dai, non possiamo. Come, dai? Ciao, ho perso 100 abbonati al mio canale. Siamo rimasti in 3. T'ho preso? Sì, c'ho 4% di danno. Io c'ho 100% dietro e 20 in motore. No, dai, dai, ma no. Dai, vuoi ripartire per me? Ripartiamo adesso. No, che ma anche ancora... perché ho fatto una cazzata con Fa, mi dispiace, ho proprio l'ho preso in piedi. Io qua sto da solo, sennò. Ma guardati dietro, arriva bomba. Attento qui che si sale. Ma mamma mia. Ah, ma questa è ibrida. Però non so se è automatico. Eh sì, automatico. Sì. Picchia come freni in mare, mamma mia. E levati, Rick. Passa, no, l'ho fatto passare. Voglio vedere che macchina. Hai preso la macchina col mio assetto. Come col tuo assetto? Io non ce l'ho questa. Quella è la Lager. Ma no, questa è la Toyota. Ma quella è una Toyota, eh? Non spingere, chi va piano va lontano e sano, come cacchio si dice. Sei un bastardo. Che hai visto? Dai, ti aspetto, vieni. Sei un bastardo che non lasci spazio. Ma non puoi passare qua. Cazzo, tu va lenti, mica due all'ora, qua si va a bomba, porca miseria. Ma io vado al massimo, vedi? Come al massimo? Eh sì, è la macchina, ti ho detto l'assetto sarà un assetto del cavolo. Dai che ti sto aspettando, dove sei? Arrivo, aspetta. Oh, le marce cortissime, cambio pam 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 pam. Ci sei? Sì. Sì, sul muro. Oh dai, adesso abbiamo il bello. Vai, vai, vai. Si prende il volo. No, ma Zeb è uscito. Eh sì. Ah no, usciamo, vince, dai. Ok, anche per cambiare la macchina che c'ho l'assetto che fa schifo. Sono uscito perché intanto non avevo più niente, cioè una macchina distrutta. Ah no, scusa, pensavo, mi sono accorto guardando la classifica. Ah, dai. Figurati. Dai, cambiamo macchine. Sì. Lasciamo queste. Per me può cambiare. Ok, che volete? Qualcosa che fa casino. Ma questa cosa qua è ibrida, mezza elettrica, sai, non è roba che piace a me. Con le ferrarine che gli piaceva l'altra basta, sera. Basta, ho deciso. Si va a mangiare. No. Si va a fare... non lo dico. Ma scusa, ma fare una formula 3 e mezzo, no? Devo rinvitare, sono uscito proprio dal gioco. Ma fare le Formula 3? O le 3 e mezzo? Ma no, guarda che figata. Guarda che figata. Le World Series. Completamente tutta un'altra cosa. Esatto, vai, divertimento puro qui. Qui sportellate autorizzatissime. Vai, non lo so, devo ancora... Ti salvo addosso.
Devo capire cosa hai messo. Cosa hai messo? Oddio, no! Sì, mamma mia, mettiamo, guarda che non puoi capire. Stanno un sacco di categorie. No. Io mi prendo la DS3, va. DS3, ragazzi, che prendo? Va bene, non vai. Lo so nemmeno io cosa vignare. Le macchine prendere, eh? Oh! Yes! Yes! Che cos'è questa che ho preso io? Lead and Hill Cross, Rally Cross, ragazzi, qua bordello totale, assicurato. Siamo a livelli di Destruction Derby, sì, attenzione. Qua, mamma mia. Qua il motore lo distruggi. Così sarà. Ok, dai, mi sa che mi è capitata l'Audi. Va bene così. Tanto la guido tutti i giorni, quindi sono abituato. Senza setup, vai giù così, ragazzi, eh. No, io c'ho un setup che si chiama Rally Cross 10, no, chissà che vuol dire. Ma no, raga, vi giuro, non vuol dire niente, a volte sono setup sperimentali che so peggio di quello che è l'originale. Senza setup, allora? Sì. Però mi sa che ho fatto una cazzata, perché quelli preimpostati mi pare che... Vabbè, non importa, va. Dai, date tutti ok. Nixos. Quanti giri? Sei giri? Sei giri, vai. Manca Nixos. Normalmente ma... mette la benza... Senso. Ma non mettete voi il carburante, scusa. No, ma che te ne frega, vai, vai, vai. Alla cazzeggio qua, dai. Ok. Io l'ho messo perché ormai è messo, che devo fare? Lo tolgo. Vai. C'è un giro jolly da fare, ragazzi, eh. Cioè? Cioè devi passare a sinistra entro i sei giri. Ah, oddio. E si va! Io seguo Fabris, non ci ho capito una minchia. Stai facendo il giro jolly praticamente. Ah, ok. Ecco, lo sapevo che non frena. Ah, hai portato una macchina da rally. Chi è? Fabri. Oh, scusa, non volevo. Ma questa non frena, cazzo! Gigi, è stato un sorpasso bruttissimo, comunque, te lo dico, Ha ragione! Ui! Mamon! Ma chi è quello che... Intanto Gigi prende il Joker. Vediamo se Nixos riesce ad avere la prima posizione. Sì! Devo ancora capire questa curva qua come prenderla. No, 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 cazzo di muro! Ma chi ce l'ha messo? Intanto qualche delinquente mi ha tamponato dietro. No, sei mezzo dentro. Ma no, ma che cazzo, sto recuperando. Dai, è morta, dai. Ma metti la prima, no, ma porca. Quando fa così mi rompe le palle, guarda sto gioco. Ma io andavo bene, qualcuno mi ha buttato fuori pista e sono finito non so dove, in mezzo ai campi. Ma
Peccato. Bene. Ah, cazzo, va. Ho distrutto la macchina. Ma porca miseria, va. Bravo, GG. No. No. Gigi. Ma che hai fatto? Sei uscito? Sono uscito, no. Ho sbagliato. Vabbè ragazzi, io chiudo qua perché devo andare a mangiare. Ciao, mi si aspetta la macchina.